Filosofia e scienza. Scienza and filosofia. Perché sul Corriere della Sera odierno c'è un bellissimo articolo di Carlo Rovelli. Carlo Rovelli è uno dei più famosi astrofisici italiani. Carlo Rovelli. Ora ve lo mostro, Carlo Rovelli, cari amici. Ora ve lo mostro, eccolo qua. Questo è Carlo Rovelli, guardate che bel giovane che è. È una penna d'oro del Corriere della Sera, ma è una penna d'oro del Corriere della Sera perché è un grande astrofisico. E qua cosa scrive? Cari scienziati, siate un po' filosofi. Vedete, questo è Carlo Rovelli, Carlo Rovelli, guardate, e questo è il suo ultimo libro, qua viene recensito il suo ultimo libro. Beh, Carlo Rovelli è diventato famoso con un celebre libro pubblicato dalla casa editrice Adelphi, Sette lezioni di fisica, tradotto in tutto il mondo. Ora Carlo Rovelli dice, cari scienziati, siate un po' filosofi. Ma si vede che tra i filosofi che piacciono a Carlo Rovelli ama tanto per esempio Aristotele, per esempio, tra i filosofi che piacciono tanto all'astrofisico, all'astrofisico, Carlo Rovelli, forse non c'è Giordano Bruno, che era un filosofo, un teologo, Giordano Bruno. Poi Carlo Rovelli, se tu dici, cari scienziati, state un po' filosofi, non lo citi Giordano Bruno, perché Giordano Bruno diceva che l'universo è infinito e increato. Sì, Giordano Bruno scriveva, l'universo è infinito e increato. Si vede che tu non vai d'accordo con Giordano Bruno, perché tu, Carlo Rovelli, hai scritto che l'universo è immenso ma finito. Tu, Carlo Rovelli, hai scritto che l'universo è immenso ma finito. Tu, Carlo Rovelli, hai scritto che l'universo è immenso ma finito. Io, in tanti video che ti ho dedicato, Carlo Rovelli, ti ho detto, correggi quella tua affermazione, quell'affermazione dove hai scritto che l'universo è immenso ma finito, perché è una contraddizione in termini. Non mi risulta che tu abbia fatto la correzione, Carlo Rovelli. Adesso vieni qua a dirci, cari scienziati, siete un po' filosofi, ma uno dei più grandi filosofi che tu non citi è Giordano Bruno, il quale diceva che l'universo è infinito e increato, infinito, e tu invece dici che l'universo è finito. Perché le tue testuali parole, Carlo Rovelli, sono le seguenti. L'universo è immenso ma finito. Capito, Carlo Rovelli? Tu hai scritto che l'universo è immenso ma finito. Invece il filosofo Giordano Bruno diceva che l'universo è infinito. Beh, poi anche Isacco Newton diceva che l'universo è infinito. Beh, caro, tu non puoi invitare i lettori del Corriere della Sera ad apprezzare la filosofia. Cari scienziati, siete un po' filosofi, inviti gli scienziati ad essere filosofi, e poi ti dimentichi che il grande filosofo e teologo Arzo Vivo nel 1600 in Piazza dei Fiori a Roma, il grande filosofo teologo Giordano Bruno aveva scritto che l'universo è infinito e increato, e invece tu che dici di apprezzare tanti filosofi, dici che l'universo è finito, perché la tua frase testuale è la seguente, Carlo Rovelli, io me la ricordo bene, la tua frase testuale è che l'universo è immenso ma finito, perché cambiala quella frase, capito? Se no sei in contraddizione con quello che viene scritto qua, dove tu dici, cari scienziati, siete un po' filosofi. E vabbè, ma il filosofo Giordano Bruno diceva che l'universo è infinito.
che è increato, è infinito. E invece tu dici che l'universo è immenso ma finito. Mettiamoci d'accordo con noi stessi, ok Carlo Rovelli? Ok Carlo Rovelli? Beh caro, io sono questo qua Carlo Rovelli, vedi, questa è la mia storia della filosofia, sono anche tante altre cose, eh? E per me l'universo è infinito ed eterno, Carlo Rovelli? Ok Carlo Rovelli? A te Carlo Rovelli, al Corriere della Sera e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Masoni, ok?